messaggio agli amici di Facebook. Oggi pacco gigante da Blizzard, non ho la minima idea di cosa c'è dentro. So che riguarda Overwatch. È stato detto che è sotto embargo fino alle 5 di oggi, quindi immagino che state guardando questo video tipo alle 5.01, perché lo posterò non appena possibile. La scatola è gigante e soprattutto pesa un'infinità, è impossibile sollevarla. Volevo fare il classico video in cui io porto la scatola sul tavolo, ma non sono riuscito perché era impossibile tenere sia la camera che questo pacco super pesante. Posso forse immaginare che si tratti della Collector Edition di Overwatch. Oggi hanno anche annunciato dei prodotti speciali di Razer marchiati Overwatch, che non mi dispiacerebbe per niente farvi vedere, però se devo mettere dei soldi in una scommessa direi che è la Collector, ma comunque lo scopriamo istantaneamente. Spacchetto questo e vediamo cosa c'è dentro. Eh sì, direi che è la Collector. Vediamo se riesco a tirarla fuori. Allora, eccola qua, ci avevo preso, non era così difficile in realtà, è la Collector Edition PS4 di Overwatch, sarà disponibile dal 24 maggio, il prezzo di listino è 129€, 130€ su Amazon, l'ho già vista, 120 di 10€ in meno, vedete voi dove comprarla, c'è anche multiplayer.com, vi lascio tutti i link in descrizione. Ora però bando alle ciance e vediamo cosa c'è dentro questa Collector. Ripeto, pesa una sassata, la scatola è molto figa. Vediamo, sfiliamo questo che immagino venga via senza problemi. Tac. Poi guardate che bella che è, bellissima la scatola da fuori, tutta quanta stampata, verniciata UV, fighissima. Questo viene via direttamente, direi, sì. Così. Voilà. Epic. Epicness smodata. Bam. Ecco qua. Allora, qui a destra ci sono, immagino io, esatto, l'artbook che si chiama Visual Source Book. Questo è uno strap figo, Visual Source Book, lo tiriamo fuori e ve lo faccio vedere subito. Ma non solo, c'è anche lo steelbook del gioco e 12 cartoline dalle diverse ambientazioni del gioco. Vi faccio vedere tutto dopo, adesso tiro fuori. E questa è la colonna sonora, se non ho capito male. Esatto, Collector Edition, colonna sonora. E invece qua c'è la statua del Soldier 76 che guardiamo. Tra un attimo, vi dico subito, non so perché hanno fatto il Soldier 76. È vero che è quello che utilizzi nel tutorial, ma insomma, Widowmaker magari un po' vista da dietro, per esempio. E comunque, a parte questa mia digressione, Overwatch Visual Source Book, andiamo a vedere com'è. Intanto ha questa sovracoperta in plastica fighissima, anche lei stampata, vedete, Visual Source Book Overwatch. Guarda che bella che è anche la sovracopertina in plastica. Lui ha una copertina semirigida verniciata UV anche lei. E dentro, immagino, esatto, ci sono tutti quanti i personaggi con la loro biografia, le loro diverse abilità. E è un po' la versione estesa di quello che abbiamo visto nel Recruit Kit, di cui ho fatto l'unboxing un paio di settimane fa. Abilities, eccetera, esatto. Per ogni personaggio del gioco c'è la biografia, le abilità, le caratteristiche principali. Molto figo, illustrato da paura. Se vi piaceva quel libricino dentro al Recruit Kit, questo vi manda giù di testa. E giustamente Blizzard non ha lasciato niente al caso. Simmetra, Abilities, vediamo se c'è altro oltre i personaggi. Immagino che ci siano le ambientazioni. Esattamente, infatti ci sono le diverse ambientazioni, anche qui spiegate con le diverse modalità per ogni ambientazione. Se non l'avete già fatto, guardatevi anche l'unboxing del Recruit Kit. Se siete su YouTube vi faccio spuntare il link qua fuori, siete su Facebook trovate il link nella descrizione. C'è la colonna sonora, vado ad aprirla, ma immagino che dentro ci sia semplicemente il CD e poco altro.
che c'è dentro, Soldati, Scienziati, Avventurieri, Fenomeni, un po' di copywriting, il CD con il logo di Overwatch, molto figo, soundtrack, tac, magari tiro fuori un pezzo e lo uso nell'intro di questo video, chiudo, questa è la colonna sonora, molto figa anche questa, poi ci sono queste cartoline, sono racchiuse da questo strap, non volevo romperlo, tiro fuori un po'. Vediamo, le faccio vedere tutte quante. Sono le 12 ambientazioni di Overwatch, però rappresentate da cartoline come se foste stati in vacanza a Dorado, oppure a Namura, insomma, a Los Angeles, Hollywood. Vedete dietro, sono fatte come delle vere cartoline. Volendo potreste anche spedirle. Ilios in Grecia, tac, Kings Row, Inghilterra, China. Poi c'è lo steelbook del gioco, questo è il gioco vero e proprio, chiaramente in formato PS4. E perché è figo lo steelbook? È molto figo perché, a parte il gioco, ovviamente qui a destra c'è tutta una serie di codici redimabili che nascondo, non vi faccio vedere, ma che vi danno variate cose per tutti gli altri giochi Blizzard. Comunque sono contenuti sia per Hearthstone che per World of Warcraft, insomma un classico di Blizzard mettere codici a disposizione, piccole cose, per esempio mi ricordo per World of Warcraft c'è il minion del gorilla di Winston, piccolino, il companion di Winston, fighissimo. E poi provo a tirare fuori il Soldier 76. Ripeto, mio piccolo rant, capisco che il Soldier 76 sia il personaggio che utilizzi nel tutorial iniziale, è carina questa cosa, però insomma non è esattamente il più bello tra i vari personaggi presenti in Overwatch e soprattutto non è proprio il più bello di cui fare una statuetta, secondo me, eh. Ripeto, avessero fatto magari Widowmaker con una posa un po' sexy di queste Limited Collector, ne vendavate il doppio o forse il triplo. Allora, un odore. Fatelo, devo annusarlo. Ha odore di Commodore 64 appena spacchettato, per quanto mi riguarda, ed è colpa del polistirolo, chiaramente. Ok, si è aperto in due. Qui sotto c'è la base. Questa è la base, guardate che bella. Pesa tra l'altro anche abbastanza. Metto qui un attimo. E poi c'è la statua vera e propria che non è dipinta. È solamente un po' invecchiata e resa, non invecchiata, come si dice? Sembra una statua in rame vera, una statua vera per intenderci. È una scelta che condivido fino a un certo punto. Il risultato finale non è male, assolutamente. Guardate che bella che è, però insomma, fosse stata a colori. È un po' come se fosse una statua, insomma, al centro di una piazza, no? Ci siamo capiti. Allora, fondamentalmente, così, recap visivo finale, cosa c'è? C'è una scatola gigante per contenere tutto quanto. C'è la statua del Soldier 76, ci sono 12 cartoline dalle diverse ambientazioni di gioco, c'è un Visual Source Book, che non è altro che un artbook con tutti i personaggi, le ambientazioni e le modalità di gioco, veramente molto figo. C'è uno steelbook con il gioco e svariati codici per riscattare contenuti ne negli altri giochi Blizzard, e c'è un CD con la colonna sonora. Allora, mentre il Soldier 76 gira in tutto il suo splendore, così potete vederne un po' i dettagli, insomma, co come è stato dipinto, come dicevo, non è dipinto nel vero senso che ci aspettiamo, è stato comunque dipinto, ma per renderlo un po' una specie di statua da piazza, no? Insomma, statua in ramo, ottone, no? Non so in cosa si fanno queste statue, quando invecchiano diventano un po' così. Vedete che comunque è molto bello. La Collector Edition di Overwatch sarà disponibile dal 24 maggio prossimo, come vi dicevo. Il prezzo di listino è 129 euro, su Amazon la trovate già a 119, altrimenti vi lascio anche altri link in cui comprarla.
vale i soldi che costa. Secondo me, sì, queste collector qua, quando non superano di troppo i 100 euro, considerando quanto costa il gioco base, diciamo che comunque ovviamente incluso dentro a queste edizioni, possono essere per i grandi appassionati sicuramente un buon anche investimento, dico io. Perché dico investimento? Perché comunque con il tempo sicuramente, insomma, mantengono un po' il valore e possono essere magari rivendute più avanti se volete. Nel frattempo comunque vi portate a casa una bellissima statua, un artbook davvero fatto da paura, la colonna sonora, le cartoline, insomma, i contenuti aggiuntivi, tante cose. Ok, questa era la Collector Edition di Overwatch, disponibile dal 24 maggio, trovate il link in descrizione per prenotarla. E se vi piacciono i miei in-cut unboxing, i miei unboxing, i miei video, fate like, fate share e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!